Il Teramo giocherà il primo turno playoff al Barbera di Palermo. Il Diavolo batte 2-0 la Viterbese, ma fa lo stesso il Palermo con la Virtus Francavilla, mentre il Foggia pareggia contro il Catania. Per effetto di questi risultati, i biancorossi guadagnano sì una posizione e chiudono ottavi la stagione regolare, ma non basta per giocare al Bonolis il prossimo 9 maggio. Di conseguenza, il Diavolo potrà solo vincere per passare il turno. L'ultima gara della stagione regolare offre sostanzialmente poca storia sul terreno di gioco. Il Teramo la mette subito bene con il vantaggio firmato da Ilari al settimo minuto del primo tempo, quando il centrocampista raccoglie il pallone ed arriva fino al limite dell'area stampando il suo mancino sotto l'incrocio, dove bisogna non può arrivare. A dopo, un minuto più tardi, prova ad imitare Ilari, non trovando però lo stesso esito. È una Viterbese che si presenta al Bonolis senza più nulla da chiedere al campionato, e si vede. Al 13° De Santis è fondamentale in chiusura su bombaggio in aria, dopo un pallone perso in fase di costruzione da Camilleri. Ilari però è scatenato nella prima frazione, con bisogno a farsi trovare pronto. Al 21° però arriva il raddoppio. Bombaggi sbarca infatti di tacco Tentardini, che viene steso in piena aria da Simonelli per il direttore di gara e calcio di rigore, che lo stesso Bombaggi trasforma dal dischetto, segnando il suo nono centro stagionale, miglior score in carriera in un campionato. Maurizio non è contento e prima della mezz'ora fa uscire Salandri e Simonelli per far entrare Benzai e Rossi. Al 40° i laziali tornano a farsi vedere con una conclusione di Tunkarà che chiama Lewandowski alla deviazione in calcio d'angolo. Un colpo di testa di Bombaggi invece chiude la prima frazione di gioco. Paci è costretto ad operare il primo cambio ad inizio ripresa con Lewandowski che lascia il campo dopo essere stato toccato duro nel corso del primo tempo in uscita da Tunkarà. È un secondo tempo che offre ben poco dal punto di vista delle occasioni. Il Teramo gestisce, la Viterbese fa sostanzialmente niente per tentare di riaprire la contesa. Al 16° è proprio Valentini però a rischiare grosso su un disturbo di Tunkarà, con pericolo scampato dalla difesa del Teramo. 2 minuti dopo Birligea, servito da Costa Ferreira, si presenta tu per tu con Bisogno, che però gli chiude lo specchio. L'unica conclusione verso la porta dei laziali nella ripresa è invece quella che Murillo indirizza centralmente verso Valentini al 19°. Birigea ha un'altra occasione per segnare, ma anche in questo caso l'estremo ospite gli nega la rete. Si chiude così con il Teramo che si proietta adesso a Palermo, dove avrà l'obbligo di vincere per cercare di accedere al secondo turno.